Mettiamo il terzo difensore. Io ho quasi finito, sono andato di una velocità. Due difensori bassi. Pensa cosa? Lavoriamo destra a sinistra. E ricominciamo come prima. Ricominciamo come prima. Primo lavoro che facevamo, abbiamo aggiunto un giocatore. Che cosa succede? Penetrazione sul fondo? Lui rimpiazza, lui deve leggere se Andrea verrà qua a chiudere e apre una linea di passaggio fondo ala o se Andrea resta in adattamento e va. Cominciamo, 2-0, siamo arrivati alla fine di un lavoro di 3-3, riassumendo tutte le regole. C'è anche il ricordo, abbiamo visto attacco sul fondo, attacco sul centro. Vediamo che è una cosa decide, andiamo. Passare il palleggio di entrata nei giochi è un'eccezione. Due palleggi consecutivi mai, due passaggi consecutivi mai. Vantaggio! Perché costringe la difesa a collassarsi, perché costringe la difesa ad adattarsi. Ecco perché mantiene un vantaggio, non perché va verso canestro. Il vantaggio lo mantiene perché collassa la difesa. E su questo pallone c'è Carlo Andrea, deve tornare a recuperare. Collassa la difesa, allarga la difesa, collassa la difesa. E se non avete trovato un dopo tre movimenti sto genere, fate gli schemi, perché la difesa può recuperare la prima volta, la seconda volta non può recuperare. Andiamo.